Gambato, pallone recuperato, innescato Naci sulla sinistra, Naci il controllo, pensa al diagonale, lo prova e c'è il vantaggio del Sud Tirolo al 22esimo. Grandissima realizzazione da parte del capitano biancorosso, pallone perso sulla tre quarti dal Torino con Gambato che trova l'assist vincente, Naci un controllo e diagonale chirurgico a superare Lancellotti. Arriva l'esecuzione di Naci, para Lancellotti, poi ancora Naci sul tap-in per il 2-0. Ma c'è un po' di polemica, probabilmente l'allenatore del Torino Zizzi, che cerca un dribbling, va via l'avversario, poi con l'esterno la riapre. Grande giocata di Azizzi al nono minuto e sarà un secondo tempo tutto da vivere. Gambato, è una gran palla, Gambato entra in aria, il destro e c'è il 3-1 del Sud Tirol, contropiede perfetto della formazione biancorossa che al dodicesimo riporta la vittoria sulla propria strada. Stenico da all'Asina che va via da solo, Gian Lombardo pensa al tiro, poi trova l'assist per Azizzi, fermato Barba Giovanni e suo il pallone che va a servire Mastro Pasqua ed arriva il gol del 2-3 del Torino. Quando siamo giunti al diciottesimo, un finale tutto da vivere. Pagliarelli al volo e c'è il 3-3, incredibile, proprio all'ultimo respiro. Pagliarelli la tocca al volo e il Toro raggiunge un pareggio meritato per quello che si è visto soprattutto nei secondi 25 minuti.